Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo al Jumbo Lake, un lago a Falconara Marittima. Siamo qua per girare il video di pesca dalla barca, quindi faremo vedere un po' di tecniche di come si riesce a gestire la barca, le calate, la pasturazione, quindi un approccio che possa essere giusto per questa tipologia di acqua, perché per quanto può sembrare comunque è un'acqua abbastanza tecnica, dove la pressione di pesca gioca un ruolo fondamentale e dobbiamo cercare di avere molte malizie per fregare pesci che comunque ne hanno già visti di tutti i colori. Qui è una risalita che passa dai 4,5 ai 3,5 e principalmente duro, però passerò questo sul fondo strascinandolo nel punto dove voglio pescare, in modo da essere certo di togliere qualsiasi tipo di detrito che ci può essere nelle vicinanze e inoltre se ci sono dei fili prenderli. Questo mi permetterà di essere sicuro al 100% di essere in pesca. Queste sono tutte trecce rotte e quindi possibili pesci rimasti impiccati, comunque probabile, poi speriamo che si siano riusciti a liberare. Pescare in ponti così pressati con ricchi di ostacoli vuol dire anche questo. D'altra parte mi viene da dire che se uno non fa esperienza del genere non saprà mai comportarsi quando le troverà in altre occasioni queste condizioni di pesca. Quello che consiglio sicuramente è di avere sempre più a perdere e di assicurarsi che la montatura si riesca a sfilare tranquillamente in caso di incagli. Come avete visto, il rampino è fondamentale perché ti permette di capire nella zona se veramente ci sono ostacoli o comunque raschiando il fondo lo pulisci anche da eventuali piccoli residui e se ci fossero dei fili in sospensione li prende. Quindi adesso che sono sicuro che il punto di pesca che ho scelto è libero, o perlomeno da una parte, andrò a posizionare il mio innesco. Sono lontano circa 10-15 metri, mi piace usare questi black lead in modo da mettere tutto l'ultimo pezzo steso per essere meno invasivo possibile, soprattutto essendo un posto pressato, quelle zone più rimangono coi fili bassi meglio è, quindi caliamo e portiamo in posizione. L'utilizzo dei tendefilo ha due valenze, uno sì, quello di abbassare gli ultimi metri vicino all'innesco, ma ha un altro fattore determinante che è quello di aumentare il peso che si ha sul terminale, perché facendo più trazione si permette di avere meno movimenti e quindi anche false calate. A volte quando si avvicina una carpa subito abbiamo starate di qualche metro, questo ti permette invece di essere più posizionato, avere una zavorra anche che lavori meglio e l'importante è che abbiano uno sgancio molto rapido perché la...
questa sessione ho optato per due tipologie di terminali. Uno, quello che vi ho fatto vedere prima, quindi con molto più mimetismo utilizzando il foro carbon, e un altro invece che voglio che sia un'insidia sempre pronta. Quindi una pop-up comunque fatta con un filo rivestito che ha abbastanza mimetismo, ma sicuramente non come il foro carbon, ma permette l'attacco di tanti piccoli pesci e di riposizionarsi sempre nel modo corretto. Perché ho visto che qui uno dei segreti è rimanere in pesca. Più rimani in pesca per più tempo e aspetti l'arrivo delle carpe, e più catture riesci a avere. Questo terminale è sempre pronto, un amo molto dritto, quindi con una lemata molto decisa che mi permette sia di andare a insidiare le carpe che qualche regalo di Amur che può essere in zona. Questa è una delle mie scelte, una pop-up, e l'altra invece affondante. È una cava difficile secondo me, in quanto è ricca di ostacoli e anche fare una partenza non è detto che si riescano a cavare, e quindi bisogna usare anche degli shock leader generosi, anche un 0,60-70, e dei piombi o dei sassi a perdere, in modo da avere il contatto diretto, farla sgallare e poter permettere di portarla fuori. Il lago, oltre a carpe, è popolato da una melamandria di tinche, e quello è un grosso problema in pesca. Infatti ho notato anche con l'utilizzo della telecamera, che l'ho calata nei pressi della riva opposta, che utilizzando granaglie era molto facile riuscire a trarle. Questo mi ha permesso di capire che qui ci sono due alternative: o pasturare veramente tanto anche zone con granaglie, così da sfamarle e avere ancora pastura sotto, oppure io ho fatto un'altra scelta, che è quella di inserire delle boilies. Incagliata. Bella. Allora, partenza in diretta in giornata, acqua alta, grosse spuriate, lascio il filo, la stiamo portando fuori senza fargli troppa pressione da punti liberi per poterla pescare, perché stavamo intercettando un'altra canna. Adesso dovremmo essere fuori e cerchiamo di godinarla. Alta, è normale che possiamo avere combattimenti del genere, perché loro tendono ad avere cercare la profondità, e il combattimento è molto diverso da come potrebbe essere da riva. Il gioco è riuscire a mettersi in perpendicolare, però con il vento e anche con la barca non sempre è semplice. Sembra anche un bel pesce. Adesso ce l'abbiamo sotto e cerchiamo di inguadinarlo.
Yes! Grande! Ce l'abbiamo fatta! Grande soddisfazione, adesso andiamo subito a riva perché ormai siamo anche molto distanti dal punto dove dovremmo ricalare. Preferisco fare le cose fatte per bene, tornare a riva e godermi questa cattura che non è stata per niente facile. Splendida regina, è stata veramente un'emozione perché partenza di giorno, ma ha tagliato tutto il lago, sono riuscito a tirarla fuori dai primi ostacoli, che è la parte più difficile, cioè pomparle appena si sente la partenza è fondamentale per portarla fuori dai primi ostacoli. Gran combattimento in acqua alta, mi sono veramente divertito ed è stata una bella emozione. Anche perché l'approccio di pesca a capire non è mai facile, il primo pesce ti dà qualche certezza su cui scommettere nelle prossime azioni, quindi non vedo l'ora di ricalcare, di rimettere giù la canna e di ripartire. Ultima notte andata in bianco, ho calato tutto bene, invece non abbiamo visto segni di partenze. Da questo bellissimo lago è tutto e abbiamo fatto una sessione di una notte sola, una cava difficile. Spero di avervi dato anche qualche consiglio per come muovervi se doveste affrontare un ambiente simile e ci vediamo alla prossima.